1977. La borghesia mafiosa controlla con mano militare l'attribuzione degli appalti in Sicilia. Il 20 agosto a Ficuzza, frazione di Corleone, un plotone d'esecuzione di Cosa Nostra uccide il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo insieme all'amico Filippo Costa. Il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo, alto, vigoroso, energico, comandante del nucleo investigativo, da 10 anni indaga su tutte le attività mafiose. Si dice che abbia scritto un dossier di 2000 pagine in cui ci sono tutti i nomi e le complicità politiche dell'anonima sequestri. Tutte le complicità nello scandalo del Belice, centinaia di miliardi scomparsi. Prima di arrivare a conclusione dell'indagine, viene destinato ad altro incarico. Allora si dimette dai gradi. Quella sera stavo passeggiando insieme ad un amico in questa piazza di Ficuzza, che è un sobborgo di Corleone. Improvvisamente dall'angolo della piazza sbucò un'auto in velocità e sfiorò una bambina che cadde a terra. 3 persone uscirono fuori, soccorsero la bambina, la rimisero in piedi ed ebbero addirittura delle parole molto gentili. Poi si avviarono verso la piazza, si portarono alle spalle del colonnello Russo e incominciarono a sparare improvvisamente. Uccisero il colonnello Russo e il suo amico, esattamente lungo quel marciapiede. L'investigatore dell'arma morì per aver preso ad indagare sugli appalti della diga Garcia. È scritto nell'ordinanza di confisca dei beni per 500 milioni di euro dei giudici di Agrigento nei confronti dei fratelli imprenditori Rosario e Vitino Cascio. Le indagini del colonnello Russo avrebbero individuato e delineato un giro di subappalti per centinaia di miliardi che ruotavano attorno alla costruzione della diga Garcia. Secondo i giudici di Agrigento, Rosario Cascio avrebbe avviato un rapporto confidenziale col colonnello Russo, narrando dell'interesse dei corleonesi. L'imprenditore tentò una forma di dialogo con la Lodigiani, vincitrice dell'appalto. Questo fece infuriare Riina, che decretò la morte del colonnello Russo e del presunto confidente. Tant'è, la Lodigiani fu costretta a ritirarsi dall'appalto e i corleonesi divennero padroni della diga Garcia tramite l'imprenditore a disposizione, Giuseppe Modesto. La circostanza è stata confermata da Giovanni Brusca. Il pentito ammette la sua presenza tra gli esecutori dell'agguato alla Ficuzza. I boss Riina, Provenzano e Bagarella saranno condannati all'ergastolo come mandanti. Gli atti del sequestro di beni fanno luce sull'intreccio tra mafia, appalti e politica. Rosario Cascio assume un ruolo da assoluto protagonista dagli anni 60 sino agli anni 90, dichiara miliardi di reddito e tra i maggiori contribuenti siciliani. Secondo i giudici di Agrigento, Rosario Cascio nel frattempo si sarebbe messo a posto col nuovo capo dei capi, Matteo Messina Denaro. Il boss di Castelvetrano avrebbe sospeso di fatto la condanna ordinata dall'ala stragista di Cosa Nostra. Perché l'esempio è l'esempio, ma gli affari sono affari e gli appalti in Sicilia restano l'affare del secolo.